iniziate le consegne della Bugatti 110, scritto a lettere, rievocazione del sogno EB110, Bugatti costruito nella fabbrica di Campo Galliano, cioè la Bugatti italiana della fabbrica blu, costruita da Romano Artioli all'inizio degli anni 90. Una visione più che una supercar, una realizzazione di un sogno. Questa invece sembra più essere realizzazione della possibilità del potere del portafogli. Con un costo di 8 milioni di euro saranno venduti, anzi sono già stati venduti tutti, i 10 esemplari. Una sarà di Cristiano Ronaldo. Secondo me uno dei più brutti remake, una delle peggiori operazioni commerciali che si potessero fare. Una Bugatti EB110 storica degli anni 90, che era un mito, trasformata in un giocattolone da 1600 cavalli, motore 16 cilindri W, da 0 a 100 in meno di 3 secondi, quello che volete, ma messe una vicino all'altra, come si vede in queste immagini, veramente ridicola.